Aspetta che mi metto meglio con la sedia, siamo in live. Distrutti. Questo è il volto di un uomo affannato, ma molto felice. Vero. Molto felice. Sono stati due giorni molto intensi. Questa qui è la live conclusiva di questa esperienza qui al Bologna Nerd Show. Che, come ho detto prima, ho imparato a dirlo solo in chiusura della, della questione. E per quanto mi riguarda come Brotherhood, siamo qua a tirare un po' le somme di, questa, di questi due giorni. Secondo me è stata una bellissima esperienza. Venire qua in presenza, parlare con le persone in presenza, tu per tu, è una cosa che non apprezzo. È sicuramente molto più affascinante, molto più bello, molto più coinvolgente, richiede un grande sforzo, un grande lavoro, però è una cosa che si fa volentieri, considerando comunque il ritorno, anche perché qui così abbiamo modo poi di parlare, di conoscerci meglio di persona, di avere modo di poter vivere un po' meglio questa esperienza, un po' più a 360 gradi. E allora, poi dopo do un chiusa io, però vorrei chiedervi a voi com'è stata questa esperienza. Purtroppo non abbiamo Bocci perché è dovuto andare via prima, però adesso chiedo a voi come vi siete trovati, se vi è piaciuta questa esperienza. Assolutamente, stanchi ma felici, appunto, soprattutto perché non voglio fare come quei cantanti che tutte le volte che visitano una città nuova dicono: ah, il pubblico più bello del mondo. Però in effetti posso dire con certezza che è una delle fiere più belle a cui abbia mai partecipato, proprio perché non è così affollata ai massimi sistemi come la Games Week di Milano, per cui per noi è un'ottima cosa, perché riusciamo anche a parlare con le persone, a conoscere persone nuove che sono interessate anche a generare un dialogo su questi argomenti che sicuramente sono importanti. E quindi è stato molto bello, abbiamo conosciuto dal vivo persone con cui abbiamo sempre parlato online, quindi questa è un'ottima cosa, e soprattutto abbiamo conosciuto delle persone che sono venute appunto in fiera e sono state molto contente di conoscerci e di sapere di più rispetto a questo mondo su cui c'è tantissimo di cui parlare. E altro, tanto che perché sta morendo il nostro caro, però lo passo a Nicola così vediamo se riesce a reggere. Allora, sono pronto, ok, siamo pronti, sono pronto, con l'altro sono qui microfono. Con il ragioniere. Anche per noi di EduGamers è stato veramente bellissimo, stancante ma bellissimo, anche perché era la prima fiera alla quale abbiamo partecipato con una presenza attiva. E è stato molto interessante agganciare le persone, cercare di capire i vari profili che potevano interessarsi al nostro lavoro. È molto bello potersi conoscere di persona, scambiare idee, ma interfacciarsi con lavori unici e che possono essere, diciamo, considerati analoghi, ma comunque con le loro specificità. Quindi è molto bello fare rete, è sempre una cosa positiva, e per noi lo ancora di più, perché vogliamo crescere, comunque farci conoscere, ma poter coltivare delle conoscenze che possano essere importanti anche per collaborazioni, e venire qua a incontrare le persone, sentire i loro bisogni anche in questo caso, riguardo nel nostro caso specifico ai videogiochi, però poter capire di che cosa hanno bisogno e cercare di parlare con loro è molto importante e dà anche tanta soddisfazione. Quindi oltre a conoscere professionisti e persone che si muovono nello stesso ambito, anche proprio interfacciarsi con il pubblico è una risorsa, è una cosa molto molto bella, molto bella. Volevo chiedervi, io purtroppo sono sempre rimasto un po' da queste parti qua, voi avete girato un po' la fiera, com'è? Perché io l'ho vissuta come se fosse un metro quadrato, però esatto. Invece è molto grande, molto bella, mi dicono, quindi non l'ho vista. Ti fidi delle... ciecamente. Sì, posso confermare che è molto bella. Non è troppo grande, per cui non è dispersiva. Anche quello è una cosa ottima. E soprattutto si vede tanto la passione di tutti quelli che partecipano, come pubblico sia anche come
espositori, per cui oggi in particolare ci sono anche tantissimi cosplayer, quindi è sempre bello avere questa finestra sul mondo. Ne parlavamo anche con i ragazzi del pubblico, il fatto di ci sono tantissimi ragazzini vestiti da Tanjiro di Demon Slayer, e secondo me Tanjiro è un ottimo role model, quindi mi fa piacere vedere tanti bambini anche molto piccoli vestiti da fratello e sorella, quindi è stata veramente una cosa che scalda il cuore in questo senso. Io e Martina in realtà non abbiamo visto troppo della fiera, oggi siamo concentrati, siamo rimasti qua, però devo dire mi ha colpito molto la Gamers Arena all'interno della quale siamo, perché c'è veramente tanto tanto gaming e tanto spazio rispetto ad altre fiere, e la possibilità di giocare veramente tanto è una cosa che mi ha colpito molto, però devo dire che effettivamente non essendo poi così grande, così dispersiva, si girava bene, non era troppo affollata, quindi è comunque stato molto bello quel poco però poterselo godere. È stato, anche a me è piaciuta molto, più che altro l'ho trovata molto ben organizzata, avendo vissuto anche un po' la parte dell'allestimento, garantisco che è molto ben organizzata, molto ordinata, persino i bagni sono puliti, quindi insomma sono cose da mettere a curriculum per una fiera, e quindi è molto bello, è stata veramente piacevole, per quanto non l'ho potuta girare molto. Anche Games Arena ha fatto una serie di tornei, sono stati molto belli, alcuni hanno vinto il mio cappellino, questo è mio, però hanno avuto un modo di poter vincere questi cappelli, e è stato molto bello, molto interessante. Abbiamo fatto con voi anche diverse registrazioni, diversi interventi registrati, che poi dopo avranno modo di poter essere visionati successivamente quando poi verranno pubblicati su tutti i nostri social preferiti, che io provvederò a girarvi tutto il materiale, ve lo metto un po' a posto prima, perché secondo me ci sono un po' di problemi dell'audio, però vediamo di metterli a posto, e poi dopo avrete modo di girarli, e quando li girate insomma citateci, ok? Va bene, io vi ringrazio tutti quanti, è stato molto bello, ma come diceva, chi era l'orso? Mi ricordo. È stato divertente giocare in compagnia, ma il tempo vola via, esatto, più o meno così. Volta prossima mi ripropongo di impararla e la canto tutta come conclusione. Va bene, vi ringrazio e vi auguro una buona serata a tutti coloro che ci hanno seguito e a tutti coloro che sono stati qua, i nostri relatori. Ciao a tutti. Grazie.